Draghi ieri nella conferenza stampa, la prima dopo la pausa estiva, intanto ha detto che il governo in estate non ha passeggiato e che a fine ottobre, a fine settembre l'80% degli italiani avrà una copertura vaccinale. Quindi riconosciamo al governo Draghi di aver operato bene fino adesso. Da questo punto di vista, per quanto riguarda la campagna vaccinale, direi proprio di sì. Che si arrivi con certezza all'80%, non lo so, ma comunque ci si andrà sicuramente almeno vicini e che questo sia stato un processo importantissimo, razionalizzando anche i problemi iniziali di approvvigionamento e di distribuzione, è fuori di dubbio. Quindi Quindi, Draghi sì. promosso. Ma promosso, ha avuto qualche. Tanto per fare un minimo il bastian contrario, che so che piace che la gente faccia un po' il bastian contrario. All'inizio ho avuto alcune perplessità perché secondo me sono state fatte alcune concessioni a posizioni che non. Tenga il microfono più vicino. Dicevo appunto che sono state fatte all'inizio alcune concessioni a posizioni che non condivido, sia dal punto di vista politico che dal punto di vista ovviamente scientifico. Però direi che il viraggio da questo punto di vista è stato rapido e significativo e quindi. È diventato sempre di più vicino alle mie personali aspettative, se posso metterci Microfono sempre vicino perché sennò non anche la sento. qualcosa di personale, ecco. Allora, promosso. Obbligo vaccinale in Italia. Draghi ha detto che ci arriveremo, è la strada giusta, è la strada giusta per convincere i Novax. Salvini, per esempio, ha detto noi in questo governo ci siamo, ci stiamo, ci resteremo, ma non voteremo mai l'obbligo vaccinale. Ok, i Novax non li convinci neanche con l'obbligo, ovviamente, i Novax, ma quanti sono i Novax? Rispetto a forse l'impressione che ci siano un po' più di leoni da tastiera, no? In giro, no? Di quanto in realtà si è dimostrato in termini di capacità di mobilitazione, voglio dire. La posizione a favore dell'obbligo è una posizione che mi vede. Non sfavorevole, favorevole e ritengo che ove sia necessario per arrivare a conseguire un risultato non è niente di straordinario, non è affatto anticostituzionale, è qualcosa che è legittimo chiedere di imporre nell'interesse della collettività che supera l'interesse del singolo o comunque la posizione del singolo in questo caso. Qual è il punto? Sono stato cauto quando mi è stato chiesto come la penso, semplicemente perché è evidente che per arrivarci bisogna che l'EMA ci dia il permesso di considerare non terapia Vabbè, questo però è emergenziale chiaro, e questo ci è vuole un come mese. premessa, Poi no? EMA e AIFA. c'è tutto un iter parlamentare, il rischio che per avere il meglio dell'obbligo si perdesse il bene rappresentato dal No Pass e rappresentato dal Green Pass, annichilendo possibilmente le posizioni negative dei No Pass. Questo è un punto fondamentale, cioè ora bisogna comunque avere il massimo risultato possibile nel breve periodo. Se poi completeremo il discorso con l'imposizione dell'obbligo, va bene. Se riusciremo a persuadere le persone a vaccinarsi a prescindere, va ancora meglio. Ecco, dubito che il risultato della persuasione possa arrivare a una parte grossa, consistente di insicuri, di esitanti, la cui esitazione si fonda non tanto su basi ideologiche quanto su basi abbastanza irrazionali o di non conoscenza specifica del problema.